Oggi stiamo manifestando contro la riforma del governo Renzi, questa riforma che loro propongono come buona scuola, ma che di buono non ha nulla. Questa buona scuola prevede l'immissione dei privati all'interno del consiglio d'istituto. La cosa bella è che non sarà il privato a cercare la scuola sarà costretta a cercare un privato, perché i fondi che arrivano alla scuola sono praticamente nulli. Per esempio dalla provincia non arrivano più soldi, perché le province teoricamente non esistono più. Dallo Stato arrivano dei soldi, ma nelle regioni di statuto speciale, vedi la Sicilia, i soldi li dà la regione. La regione non ha soldi e quindi non arrivano nemmeno i fondi statali. Stiamo portando avanti una lotta contro il nuovo calcolo ISEE, contro il nuovo calcolo del reddito, che non solo utilizza parametri folli per cui qualsiasi briciola viene conteggiata all'interno del reddito e rende gli studenti ricchi quando invece ricchi non sono. In più conteggia all'interno del reddito anche le borse di studio. Oggi diciamo di abbattere i muri dell'egoismo e dell'individualismo su cui si fonda la nostra società. Per questo abbiamo lanciato come argomento quello del muro, per ricostruire un paese a cui centro ci sia la scuola e la pubblica istruzione. È sostanzialmente la cultura che deve essere centrale nel nostro paese e nella nostra cultura.